Buongiorno a tutte. Oggi, facendo questo nuovo tutorial, vi do l'occorrente per ciò che serve per questo gilet che avete visto già in anteprima. Allora, per questo gilet, serve questa lana qua, Skepis, mi sembra che si chiama, sta addosso. È bellissima, è una lana meravigliosa. È un gomitolo di 100 grammi e da 540 metri e si lavora con un uncinetto 3 o 3,5. Poi dipende dalla nostra mano, naturalmente, da come lavoriamo, se lavoriamo stretti, se lavoriamo larghi. Io comunque vi dico sempre di fare un campioncino di 10 cm, in modo tale che quando è iniziato il lavoro vi regolate, di quante maglie e di come la vostra lavorazione, come ho detto prima, e quindi vi regolate quante maglie dovete iniziare per fare un lavoro. Vi posso dire che questa è una lana bellissima, morbida, ha 11% di lana mohair, e poi ha il 75% di acrilico e il 3% di metallic polyester. È bellissima, ha delle sfumature che vanno dal blu scuro, proprio blu scuro, al celeste chiaro, che sembra un grigio più che altro, un grigio perlato. Io ho adoperato per questo gilet un gomitolo e qualche 10-20 grammi in più di un altro gomitolo. Ho usato un uncinetto 3,5 e un ago da lana. Adesso andiamo subito al tutorial. Per la realizzazione di questo nuovo progetto, io ho lavorato due motivi, tra cui il motivo delle piastrelle e quest'altro motivo qua. Io ho già fatto, come vedete, una parte di questo gilet, dopodiché farò la seconda. Già mi sono avviata. Adesso vi mostrerò come si fa la piastrella e come si unisce la piastrella e poi come uniremo le piastrelle al prossimo lavoro. Dopodiché farò un bordino al di sotto delle piastrelle, cucirò la parte delle spalle e cucirò la parte dei fianchi. Adesso andiamo subito alla realizzazione della piastrella. Per eseguire la piastrella bisogna lavorare un cerchio magico. Quindi, mi sposto un pochino, per la realizzazione del cerchio magico, quindi facciamo così, avvolgiamo il filo due volte, inseriamo l'uncinetto, togliamo il filo, dopodiché vado a lavorare una catenella. Dentro questo cerchio magico inserisco l'uncinetto e lavoro 12 maglie basse. Ho lavorato le 12 maglie basse, quindi adesso cosa vado a fare? Vedete questo filo che esce così? Lo stringo in modo tale che stringo il cerchietto. Tengo bene le maglie basse. Dopodiché mi vado ad agganciare alla prima maglia bassa, cioè alla catenella iniziale. Mi aggancio e chiudo con una maglia bassissima. Poi una catenella e vado a lavorare una maglia bassa nella prossima catenella, nella prossima maglia bassa sottostante. Dopodiché lavoro 10 catenelle. Nella prossima maglia bassa lavoro una maglia bassa, 10 catenelle. Nella prossima una maglia bassa e così via per tutto il giro sino ad arrivare all'ultima maglia bassa 2 4 5 6 7 8 9 e 10. Poi vi faccio vedere come si ricongiunge alla chiusura, come si fa la chiusura per far sì che noi invece di chiudere qua
e chiudiamo qua sopra al centro di queste catenelle. Come vedete, io ho già lavorato e sono in questo tipo di in questo fiore. Ho fatto 11 petali, sembrano, vedete, sembrano 11 petali. Andiamo a lavorare l'ultimo. Quindi per lavorare l'ultimo, come vi dicevo prima, e poter essere qua, cioè al centro di questo petolo, per poter lavorare poi il prossimo giro, cosa dobbiamo fare? Io andrò a lavorare 4 catenelle, 3, 4. Filo sull'uncinetto due volte e vado a fare una maglia altissima nella maglia bassa, nella prima maglia bassa di lavorazione. Quindi estraggo il filo la prima volta, estraggo la seconda, lo estraggo la terza. Come vedete, arrivo al centro del petalo. Una catenella, andiamo a fare adesso il prossimo giro. Una maglia bassa al centro di questo petalo. Scusate, stamattina proprio non riesco. 4 catenelle, vado nel prossimo petalo e lavoro una maglia bassa. 4 catenelle, nel prossimo petalo lavoro 3 maglie alte, non chiuse, ma chiuse tutte e tre insieme. Quattro catenelle, le maglie alte non chiuse ma chiuse insieme, sono delle maglie alte chiuse a metà. Adesso vi faccio vedere. Allora, filo sull'uncinetto, inserisco il filo nel petalo, prendo il filo sull'uncinetto, lo estraggo due volte e ci sono due asoline sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, inserisco il filo nell'archetto, lo estraggo, filo sull'uncinetto, tolgo le due asole e della seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, inserisco il filo nell'archetto, estraggo il filo, filo sull'uncinetto, estraggo le due asole e adesso mi rimangono quattro asole sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto e li tolgo tutte e tre. Queste sono tre maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. 4 catenelle, una maglia bassa nel prossimo arco, 4 catenelle, una maglia bassa nel prossimo arco, e così 1, 2, 3 e 4. Devono venire 4 angolini così. Adesso in quest'altro angolo, dopo aver fatto 2 petali con le maglie basse, vado a lavorare l'esecuzione delle tre maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. Quattro catenelle e lavoro le tre maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. Qua, vedete come viene? E ho fatto i due angolini. Poi adesso qua devo lavorare nel prossimo archetto la maglia bassa, poi nel terzo archetto lavoro il motivo delle maglie alte non chiuse insieme, maglia bassa e qua lavoro il petalo, cioè le maglie alte non chiuse ma chiuse insieme, poi le farò le 4 catenelle e ci vediamo alla fine di qua. Comunque adesso ancora vi faccio vedere. Dopo aver lavorato, vedete gli archetti qua che viene l'angolino, lavoro 4 catenelle, nel prossimo arco vado a lavorare una maglia bassa, 4 catenelle, nel prossimo arco vado a lavorare una maglia bassa, 4 catenelle, mi ritrovo nell'angolino dove lavoro le mie maglie alte, non chiuse ma chiuse insieme, vedete? Devono essere 4 angolini. Ok. E continuiamo così. Come vedete, sono arrivata qua alla fine, ho fatto i 4 angolini, vedete come si vedono? Ecco qua. Adesso vado a lavorare 4 catenelle
2, 3 e 4. E vado a chiudermi nella prima maglia bassa, vedete, del primo archetto, e mi chiudo con una maglia bassissima. Dopodiché devo arrivare al centro del prossimo archetto. Cosa vado a fare? Nella prima catenella lavoro una maglia bassissima, nella seconda una maglia bassissima e sono al centro. Adesso qua al centro io devo lavorare un petalo, cioè sarebbe uno di questi qua, 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. Quindi essendo la prima vado a lavorare 2 catenelle, poi lavoro 2 maglie alte non chiuse e poi chiuderò tutte insieme. Vedete? Dopodiché lavoro 4 catenelle, nel primo archetto vado a lavorare una maglia bassa, nel prossimo archetto lavoro 4 catenelle e nell'angolino vado a lavorare quello che ho fatto già di sotto, cioè 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. Vedete? E 4 catenelle. In questo giro adesso io mi attacco questa piastrellina alle altre piastrelline. Adesso vi faccio vedere come. Lavoriamo questo giro qua e poi vi faccio vedere come li attacco. Quindi 4 catenelle, una maglia bassa nel primo archetto, 4 catenelle, nel secondo archetto vado a lavorare 3 maglie alte, non chiuse, ma chiuse insieme. 4 catenelle, nel prossimo archetto lavoro una maglia bassa, 4 catenelle, adesso nel prossimo archetto lavoro le 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme, dopodiché lavoro solo 2 catenelle, perché adesso in questa parte qua io mi devo agganciare in quest'altre con quest'altra piastrella. Io già ne ho lavorato 4. E cosa vado a fare? Metto il dritto del lavoro di questa piastrella, la metto così. Questa che sto lavorando, vedete, la unisco così a quest'altra. Quindi cosa vado a fare? Lavoro 2 catenelle, poi vedete l'angolino della piastrella dove sono le 3 maglie alte non chiuse insieme con le 4 catenelle. Quindi cosa vado a fare? Entro con l'uncinetto dentro l'angolino, estraggo il filo, lavoro una catenella, dopodiché lavoro altre 2 catenelle, vado in questa che sto lavorando, in questa piastrella dove la sto lavorando, ed eseguo le 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. In questo modo già io mi sono agganciata all'altra. Vedete? E li chiudo. E già mi sono agganciata. Quindi cosa vado a fare adesso? 2 catenelle. Vedete quest'altro archetto che c'è nella catenella blu, nella piastrella blu? Quindi cosa vado a fare? Io ho lavorato da quest'altra piastrella 2 catenelle. Vado nell'archetto dell'altra, quella blu, e lavoro una catenella. Entro con il filo, prendo la catenella e la lavoro. Lavoro una catenella e faccio altre 2 catenelle. Poi cosa vado a fare? Si è agganciato. Nel prossimo archetto di questa, cioè adesso facciamo, questa è la prima piastrella e questa è la seconda, per rendervi conto. Cosa vado a fare? Entro nella prima piastrella, vedete qua nell'archetto, e lavoro una maglia bassa. Dopodiché 2 catenelle, vado nella seconda piastrella, nell'archetto successivo, entro con l'uncinetto, lo estraggo, estraggo il filo e lavoro una catenella. Poi lavoro 2 catenelle e adesso mi ritrovo al centro della prima piastrella. Cosa vado a fare? Siccome qua vengono le 3 maglie alte lavorate
e tre maglie alte non chiuse ma chiuse insieme, e lavoro le tre maglie alte normali come li lavoravo prima. Ok, li chiudo. Dopodiché cosa vado a fare? Mi vado ad agganciare nelle maglie alte della seconda piastrella con una catenella, vedete? Lavoro 2 catenelle, mi aggancio nel prossimo archetto della seconda piastrella e lavoro una catenella. Dopodiché altre 2 catenelle e mi aggancio nel prossimo archetto della prima piastrella e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, mi aggancio nel prossimo archetto della seconda piastrella, lavoro una catenella, poi lavoro altre 2 catenelle. Adesso mi ritrovo nell'angolo della prima piastrella e vado a lavorare le mie 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. Dopodiché lavoro 2 catenelle, vado nell'archetto della seconda piastrella, estraggo il filo, lavoro una catenella, 2 catenelle e adesso continuo a lavorare normale. Vedete come le ho legate? Nella prima piastrella e lavoro, perché sono nell'archetto, vedete? Lavoro le mie 3 maglie alte, non chiuse ma chiuse insieme. 4 catenelle, una maglia bassa, 4 catenelle e qua al centro vado a lavorare le mie 3 maglie alte, non chiuse ma chiuse insieme. Due, tre e quattro, lavoro la prossima maglia alta, 1, 2, 3 e 4, e qua nell'archetto vado a lavorare le 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme, 4 catenelle, scusate se inceppate il lavoro, 2, 3 e 4, e continuo così. Sino qua già abbiamo finito, vedete? 4 catenelle, così vi faccio vedere la chiusura. 4 nel primo archetto, una maglia bassa, 4 catenelle e chiudo, vedete, sopra dove sono le 3 maglie alte chiuse insieme, io mi vado a chiudere con una maglia bassissima, una catenella e taglio il lavoro. Vedete qua come sono venute? E sono le mie 5 piastrelle. Adesso poi dobbiamo andare a fare un giro qua sopra di maglie alte in modo tale che noi possiamo poi lavorare il prossimo motivo. Adesso devo ricominciare l'altro punto. Quindi cosa vado a fare? Prendo il filo. Mi aggancio qua nell'angolino, sempre dal dritto dal lavoro. Allora, qua nell'angolino e vado a lavorare una catenella, 2 e 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Dopodiché rientro e lavoro un'altra maglia alta. In questo archetto vado a lavorare 4 maglie alte. Scusate, non l'ho presa bene. 2, 3, come vedete ho messo il filo di sotto così non ho. E 4. Nel prossimo archetto vado a lavorare altre 4 maglie alte. In ogni, come vedete, in ogni
In ogni archetto lavoro 4 maglie alte. Dove c'è l'unione delle due mattonelline qua, di questi due quadratini, dal primo archetto vado a lavorare 2 e poi un altro 2. Adesso vi faccio vedere. Quindi 4, nel prossimo arco lavoro 4. Ancora 4, ancora ci troviamo nella prima mattonellina. La chiamo mattonellina perché per me sembra piccola. 3 e 4. Adesso ci troviamo nell'unione, vedete, delle due mattonelle. Quindi in questo arco lavoro 2 maglie alte. Nell'arco seguente, che inizia l'altra mattonella, lavoro altre 2 maglie alte e continuo a lavorare così per tutto il giro. Quindi in ogni arco lavoro 4 maglie alte. Nell'arco che unisce le 2 mattonelle lavoro 2 da un lato e 2 dall'altro. Alla fine del lavoro, qua nell'angolino di fine giro, lavoro Giro due e maglie. lavoro le ultime 2 maglie alte. Una e l'altra la vado a fare dove sono le catenelle e due. Giro il lavoro e iniziamo il secondo motivo. Quindi ho già fatto una catenella. Vado nella prima maglia alta sottostante, lavoro una maglia bassa, nella seconda lavoro una maglia bassa, 3, 4 catenelle, salto 1, 2, 3 punti d'inizio. Scusate un attimo che vado a controllare. 3, sì. Allora, salto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Nella quarta maglia alta vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 4 catenelle, salto 3 maglie alte sottostante, lavoro 3, vedete, 3 maglie basse, 1, 2 e 3, 4 catenelle. Salto 3 maglie alte sottostante, nella quarta vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Catenelle. Salto 1, 2, 3 maglie alte sottostante, nella quarta maglia alta vado a lavorare una maglia bassa, nella prossima una maglia bassa. Nella prossima ancora una maglia bassa, vi faccio vedere un'altra volta. 4 catenelle. Salto 1, 2, 3, nella quarta vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. 4 catenelle. Salto 1, 2, 3, vado a lavorare nella prima maglia alta, una maglia bassa, nella prossima un'altra maglia bassa, nella prossima un'altra maglia bassa. Vedete? E così questo qua, lavoro qua, Allora, sono arrivata alla fine del giro, però devo rettificare una cosa. Le catenelle, io ho detto all'inizio di questo giro che sono 4, invece sono 3 che ne dovete fare, perché ho sbagliato pure io. Sono 3 catenelle, poi vengono, una volta vengono le maglie basse, una volta viene il ventaglietto. Quindi 3 catenelle, sono alla fine, e la salto 3 e lavoro 2 maglie basse negli ultimi punti. Volto il lavoro con una catenella e lavoro una maglia bassa
sulla maglia, la prima maglia bassa sottostante. Dopodiché eseguo 3 catenelle. In questo archetto che si è formato delle due maglie alte separate da 2 catenelle, vado a lavorare 5 maglie alte. Poi 4 catenelle, adesso servono 4 catenelle, prima ho sbagliato, mi dovete scusare. Quindi 4 catenelle, vado al centro, vedete che sono 3 maglie alte, la prima la salto, lavoro la seconda, dopodiché 4 catenelle, nel prossimo ventaglietto vado a lavorare 5 maglie alte. Quattro catenelle, salto la prima maglia bassa, in quella al centro c'è la seconda, vado a lavorare una maglia bassa, 4 catenelle e continuo così per tutto il giro. Nell'archetto vado a lavorare 5 maglie alte. E continuo a lavorare così, come vi ho detto, sino al termine del giro. Ho lavorato le 5 maglie alte, dopodiché lavoro le 4 catenelle. Sono arrivata alla fine del giro e lavoro la mia ultima maglia bassa. Volto il lavoro. Quindi adesso mi devo alzare. E come faccio? 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta e in più faccio altre 3 catenelle. Devo arrivare nella prima maglia alta, quindi nel sottostante dove lavoro una maglia bassa, nella seconda maglia alta un'altra maglia bassa, nella terza un'altra maglia bassa, nella quarta, insomma, 5 maglie basse dove si trovano le 5 maglie alte sottostanti. Vedete? Lavoro 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, scusatemi, e mi ritrovo nel prossimo ventaglietto dove ci sono le 5 maglie alte e lavoro 5 maglie basse. Una, due, tre, quattro e cinque, 7 catenelle, vado al prossimo ventaglietto e lavoro le 5 maglie basse e così per tutto il giro. Quindi ricapitoliamo, sono 5 maglie basse e 7 catenelle. Vedete? Dobbiamo andare da un ventaglietto all'altro. Ho lavorato le ultime 5 maglie basse, lavoro le 3 catenelle, adesso mi devo chiudere qua nella maglia bassa. E cosa vado a fare? Una maglia, è l'unica volta che eseguo una maglia altissima. Quando ci ritroviamo in questo giro dove finiamo con le 5 maglie basse, alla fine lavoriamo 3 catenelle e una maglia altissima, in modo tale che il lavoro ci viene equilibrato, giusto. Giriamo il lavoro. Quindi, cosa vado a fare adesso? Scusatemi, non è che me lo ricordo che sto aspettando il filo. Allora, adesso
lavoro 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, dopodiché salto la prima maglia bassa sottostante, vado nella seconda e lavoro una maglia bassa, nella terza lavoro una maglia bassa e nella quarta lavoro una maglia bassa, saltando la prima e la quinta. 3 catenelle. Adesso cosa devo fare? Vedete che qua noi abbiamo fatto 7 catenelle. Nella quarta catenella centrale, quella centrale, quindi contiamo 1, ne abbiamo 1, 2, 3, 4. Mi inserisco con l'uncinetto. E vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle. Sempre nello stesso punto una maglia alta. Ci prepariamo per il prossimo archetto, per il prossimo ventaglietto. 3 catenelle, perché come vedete questo punto è fatto di ventaglietti, però uno viene sotto, vedete qua, adesso lo stiamo iniziando a lavorare da quest'altro lato, poi viene da qua, insomma, vengono alternati. Adesso 3 catenelle, vado nelle maglie basse sottostanti e lavoro, salto la prima, lavoro la seconda, una maglia bassa, la terza una maglia bassa, la quarta una maglia bassa. Come ho detto prima, salto la prima e la quinta. 3 catenelle, giro così le catenelle in modo tale che li posso contare, 1, 2, 3 nella quarta. Entro con l'uncinetto e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Vedete? 3 catenelle. Nelle maglie basse che vengono qua, salto la prima, nella seconda una maglia bassa. Nella terza una maglia bassa, nella quarta una maglia bassa. Come ho detto prima, salto la prima e la quinta. 1, 2, 3. Nella quarta catenella, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. È un pochettino rende difficile prendere, entrare con l'uncinetto, ma poi ok. Lavoro una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, fatto. 3 catenelle di separazione, salto la prima maglia bassa, seconda, terza e quarta, lavoro 3 maglie basse. E così per tutto il giro. Scusate, ho imbrogliato. Sono arrivata al termine del giro, ho lavorato le 3 catenelle, quindi salto 3 catenelle, mi vado ad agganciare alla catenella qua e lavoro 2 maglie alte. Devo rettificare pure un'altra cosa, mi dovete scusare, che all'inizio e alla fine di questo giro vanno 2 maglie alte. Dopodiché mi alzo con 3 catenelle, giro e lavoro. E lavoro nella seconda maglia alta 2 maglie alte, 1 e 1, 2. Dopodiché seguo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nella centrale maglia bassa, cioè sono 3, salto la prima, nella seconda seguo una maglia bassa. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 3 catenelle, scusatemi, poi ho lavorato una maglia alta e lavoro un'altra maglia alta nello stesso punto. Io vi devo rettificare perché all'inizio ne ho fatte solo una, ma ce ne vogliono due alla fine e due all'inizio. Dopodiché lavoro 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta, giro il lavoro. Sono imbrogliata, vado nella seconda maglia alta e lavoro 2 maglie alte, poi 4 catenelle,
Mi ritrovo sulle tre maglie basse del primo ventaglietto. Quindi cosa vado a fare? Salto la prima nella quella centrale, lavoro una maglia bassa, 4 ma catenelle. Le 4 catenelle ci vogliono solo nei giri dove noi andiamo a fare una maglia bassa per chiudere quel lavoro. Vedete? Qua l'abbiamo fatta, qua abbiamo fatta pure. Adesso 4 catenelle, vado nel primo archetto che mi ritrovo e lavoro 5 maglie alte. In poche parole, se voi andate, state attenti al lavoro, vedete che adesso i giri si ripetono. 4 e 5. Si ripete il secondo, quindi in poche parole sono 3 i giri, no? Lasciando questo primo, sono 1, 2, 3 e 4. Il quarto è quello ripetitivo del primo, quindi sono 1, 2, 3 e si alternano i ventaglietti, una volta in questa centrale e una volta questa. Per esempio, gli altri giri che noi faremo, il ventaglietto adesso lo stiamo lavorando dal lato sinistro, poi se andate a guardare bene ci viene qua sopra e così si alternano. Quindi i giri da lavorare sono 1, 2 e 3. Quindi abbiamo il secondo, da dove abbiamo iniziato, abbiamo secondo, terzo e quarto giro che si ripeteranno sempre. Adesso 4 catenelle. Spero di essere stata chiara. 1, 2, 3 e 4. Sotto abbiamo 3 maglie basse, in quella centrale vado a lavorare una maglia bassa. 4 catenelle in questo archetto qua, vado a lavorare 5 maglie alte, 4 catenelle, una maglia bassa centrale. 4 catenelle, 5 maglie alte nell'archetto. Io continuerò a fare il lavoro, voi continuerete a lavorare così come vi ho spiegato e continuerete a fare da dove abbiamo iniziato è il secondo giro, quindi 2, 3 e 4. E si continuano sempre questi tre giri. E poi vi dirò più in là quanto è lunga, quanti centimetri ho lavorato e quanti ventaglietti ho fatto. Ho terminato di lavorare sia la parte dietro che la parte davanti. Scusate, io già mi sono portata avanti con il lavoro. Ed è al momento in cui dovevo cucire ambo i laterali. Cosa ho fatto? Ho messo la parte davanti, vedete, uno all'incontrario dell'altro, cioè la parte davanti di qua e la parte davanti del lavoro l'ho messa di qua. Quindi ho cucito, devono venire rovescio e rovescio. Quindi cosa ho fatto? Ho preso la misura di quanto dovevo cucire qua sulle spalle. Io ho cucito 8 centimetri, poi naturalmente questo dipende da voi, da quanto volete la larghezza di questo gilet, se volete che è molto più largo, in modo tale che se mettete delle camicie si vede bene il collo poi dal di fuori, oppure la spallina la potete fare molto più larga o più stretta, cioè dipende da 8-10 cm e questo è a vostro gusto e a vostro piacimento. Io già qua mi sono portata avanti, ho già cucito le spalle di 8 cm. Vi devo dire un'altra cosa, questo gilet di lunghezza è lungo 40 cm dalla spalla fino a qua, non contando i quadratini, questi quadrati che ho fatto a parte. Con questi quadrati sono 40 più questi 9, quindi sono
di lunghezza 49 centimetri. Poi naturalmente sempre vi dico che potete fare a vostro piacimento anche la lunghezza allungando la seconda lavorazione, cioè il secondo motivo. E poi di larghezza io l'ho fatta 46 centimetri perché per me è abbastanza bella larga. Poi un pochino questa lana cede e quindi per me va benissimo. Ho cucito pure la parte di qua lasciando le maniche, il giro delle maniche. Quindi cosa ho fatto? Ho cucito le spalle, poi ho preso la misura di quanto devo lasciare per le braccia. Io ho lasciato 19 centimetri, ho messo due marcapunti sia da un lato che dall'altro, vedete? Quindi una volta cucita le spalle mi sono messa e ho cucito una parte laterale. Adesso vi faccio vedere come cucire l'altra parte. Dopodiché, dopo aver cucito, andrò ad eseguire un giro di rifinimento. Non so se lo farò a maglia bassa, poi vi saprò dire perché lo continuerò a lavorare insieme con voi, o a maglia alta, qua nelle maniche. Adesso andiamo a vedere come si cuce. Quindi mi sono attrezzata da ago da lana. Avevo lasciato già un bel po' di filo quando ho fatto la chiusura della piastrellina, quindi adesso mi metto così. Scusate, prendo un attimo gli occhiali. Ok, quindi mi aggancio alla prendo la maglia, vedete qua, prendo la parte interna del lavoro della catenella, questa che si vede, e mi aggancio. Questo è il mio primo punto, vedete? Quindi ritorno un attimo indietro, in modo tale che... Ok. Adesso cosa vado a fare? Vado a prendere ogni catenella e prendo la parte da qua, prendo questa interna e da qua prendo quest'altra interna, vedete? E li vado a cucire insieme. Quando li cucite, state attenti che vedete da una parte all'altra i motivi sono uguali, cioè le maglie sono uguali, cioè qua vengono le catenelle sia da una parte e vengono le catenelle dall'altra. Come li cucite, state attenti che il lavoro vi viene perfetto così. Io continuo a cucire, prendo sia la parte qua, quest'altra. Poi devo dire un'altra cosa, io li sto cucendo con l'ago. Ma benissimo, possono essere cuciti sia a maglia bassissima, prendendo sempre e facendo delle maglie bassissime, oppure lavorando a maglie basse. Ognuno come preferisce, naturalmente, il modo da cucire. Io li preferisco così perché in questo gilet vengono molto molto più carine. Prendo la maglia interna. Scusate, qua se essendo blu non è che si nota tanto bene. Ok. Ok. Vedete come vengono insieme? E continuiamo così per tutto. Tutta la parte fino a qua dove abbiamo messo il segnapunti, vedete? Dove io l'ho messo qua perché ho preso 19 centimetri. Poi basta che voi vi regolate il motivo di qua e il motivo di qua in modo tale che vengano perfetti. È facilissimo prendere il giro delle maniche, vedete? Adesso vi faccio vedere che ho deciso di fare il contorno, vedete, per fare un pochettino più carina la parte del giro manica, se no sembra. Ho deciso di fare un giro a maglia bassa, quindi mi metto il filo, mi aggiusto il filo, mi aggancio qua nell'angolino dove ho cucito, mi inserisco con l'uncinetto, prendo il filo, questo lo metto di dietro, mi alzo con una catenella.
incomincio a lavorare delle maglie basse e rientro sempre nello stesso punto. Dopodiché nel primo spazietto lavoro una maglia bassa. Vedete come mi vengono i giri qua così? Lavoro tutto intorno delle maglie basse. Vedete che fa più carino? Mi si imbroglia il filo. In questo spazio qua ne lavoro due. In questi spazi lavoro uno e così via per tutta la circonferenza della manica. Vedete? Naturalmente poi nasconderò questi fili. Ok, io ho terminato con il lavoro e vi devo dire un'altra cosa: per lavorare la maglia bassa dovete girare il lavoro dal dritto e vedete che viene bello poi che colori che ha. E toccarlo è talmente soffice, talmente sembra una piuma. Vi giuro che questa lana è veramente, veramente sembra di avere addosso una nuvola. Io ho terminato. Se vi è piaciuto questo mio tutorial, vi potete iscrivere al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo tale che io ogni volta che farò uscire un tutorial, sarete avvisati anticipatamente, con una notifica. Vi saluto e alla prossima.